3, 2, 1, ragazzi. Quest'oggi andrò a distruggere questo computer con una sola chiavetta USB. E con distruggere non intendo roba tipo eliminare Windows o formattarlo. Intendo letteralmente. E ciao a tutti ragazzi, qui è Meme che vi parla. Quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video con questo pacco che appunto all'interno ha una chiavetta USB che può letteralmente distruggere i computer. E non solo i computer, ma qualsiasi dispositivo elettronico in cui viene collegata. Ma per prima cosa, mettiamo da parte il computer e vi voglio far vedere di cosa sto parlando. Magari qualcuno di voi, specialmente qualche anno fa, ha sentito parlare delle USB killer, che sarebbero appunto delle chiavette USB normalissime che però romperebbero i dispositivi elettronici. Ecco, qualche anno fa era venuta fuori questa cosa e quest'oggi io ne ho comprata una. Ma vediamo innanzitutto di cosa si tratta. L'ho comprata dal sito USB Kill e malgrado siano letteralmente delle armi informatiche, si possono comprare semplicemente cercando su Google. Non dovete né andare nel dark web né fare cose incredibili. E la prima cosa che ci viene detta sul sito è USB Kill V4.0, la più potente USB Kill mai fatta. Ed appunto questa porca... si è staccata la spina, vacca boia. Ed appunto questa dovrebbe essere una chiavetta USB in grado di distruggere qualsiasi dispositivo elettronico. Ci sono anche dei video dimostrativi. Che cos'è la USB Kill? La USB Kill è un device che esegue uno stress test sull'hardware. Quando viene collegata all'alimentazione, questa prende potenza dalla porta USB, la moltiplica e la scarica dentro alle linee di dati e distrugge i dispositivi non protetti. Già qui potrete aver capito il funzionamento, ma ve lo spiegherò meglio dopo. Il 95% dei dispositivi è vulnerabile alle USB killer. Praticamente il primo test è contro un MacBook del 2020. Lui preme il pulsante e il computer muore. Cioè letteralmente vedete che adesso lui prova ad accenderlo e questo non si accende più. Stiamo parlando di un MacBook Pro del 2020. Ma qua non siamo così ricchi dall'avere i MacBook da buttare nel cielo. Abbiamo un PC di 20 anni fa che offriremo come tributo per questo video. Adesso ha messo la chiavetta dentro una televisione. Guardate, lui preme il pulsante e la TV si spegne e muore completamente. Questo è assurdo, ragazzi. La prova persino contro un mouse. Ma perché dovresti fulminare un mouse? E persino sugli smartphone. Guardate che roba, è istantaneo. Quindi letteralmente in questo pacco c'è una specie di arma informatica. E appunto abbiamo diverse modalità di attacco, tra cui il telecomando da remoto, esattamente come ha fatto quello di prima. Quindi tipo una bomba che, come voi potete usare come telecomando il vostro smartphone grazie all'applicazione. Posso chiedere perché sia online un'applicazione di questa roba? Potete anche settare un timer, quindi tipo una bomba. Oppure abbiamo la modalità classica, ovvero che come voi prendete la chiavetta e la inserite nel vostro computer, questo... E ci sono tre versioni diverse della USB killer che si possono comprare: la Pro, la Basic e la Classic. Oppure il Tactical Pack se siete tipo della NASA, se siete degli hacker. O se volete fulminare tutti i computer della vostra scuola. E a 100.000 mi piace. Sto scherzando, preside, sto scherzando. Onestamente non mi ricordo neanche quale ho comprato. Con la Classic, che è quella che costa meno, potete semplicemente fare che come la mettete nel computer questo muoia. La Basic ha qualcosina in più, tipo avete il telecomando magnetico e potete usarla anche offline. E infine la Pro ha una sfilza di roba, di tutte quelle cose che abbiamo visto prima. La Pro la potete comprare per 80 euro. E forse ho veramente comprato quella, non me lo ricordo, raga. Questo pacco mi è arrivato 2 mesi fa e non l'ho mai aperta, un po' perché avevo paura su farci il video, ma soprattutto non avevo un computer da sacrificare. Ma oggi ce l'abbiamo, ragazzi. L'IBM ThinkPad di 20 anni fa. Tanto fa schifo e non funziona di suo, quindi va bene. Ma adesso, ragazzi, io voglio vedere che cosa c'è dentro questo pacco. Voglio vedere se tutto questo è vero e se veramente si può rompere un computer con una semplice USB. All'interno del pacco abbiamo... Madonna, ma è microscopica. Questa è la scatola. Ah, ho preso la Basic. Questa qui è la scatola USB Kill versione 4. Scatola molto molto bella con questo coso della USB. Ed appunto è semplicemente scritto USB Kill versione 4, la più potente USB Kill mai fatta. Sui lati poi c'è scritto usbkill.com e basta. Ah, la cosa bella è che come contenuto del pacco hanno messo storage USB. Cioè non hanno scritto USB killer, hanno scritto che è una chiavetta normale. Io non so quanto sia legale questa cosa, Ma vado adesso ad aprire la scatola, ok? All'interno della scatola abbiamo appunto questo qua, che serve tipo a portarcela in giro. Questa è una cosa per fare gli attentati, ragazzi. Attentati informatici. Io con questo video non sto incitando nessuno ad andare a scuola a fulminare il computer della propria prof di italiano. Non mi permetterei mai. Ma ripeto, se
arriviamo a 100.000. USB kill versione 4. Questa roba qua è molto molto figa. Cioè sembra una cosa veramente da hacker. All'interno della scatola abbiamo la USB killer. Questo è il contenuto della scatola. Questa qua è appunto la chiavetta USB, che sembra una normalissima chiavetta USB di quelle della Fujitsu, non lo so, la userebbe mia madre, una cosa simile. Ma se non fate attenzione, questa roba può distruggervi il computer. È impressionante, sembra una normalissima chiavetta USB, scusate. Questa qua è una normale chiavetta USB e questa qui è la USB killer. Sono esattamente identiche. Se non fosse per questo pezzo qua, che si può anche rimuovere semplicemente facendo così. Cioè, il pezzo di metallo si può rimuovere e potete andare in giro con questa chiavetta USB, che sembra una cosa normalissima. USB kill version 4 basic, come design è molto carino. Cioè, ma che è una normale chiavetta, non ha niente di strano. Cioè, vedete qualche differenza tra le due cose, sia così sia di qua? Semplicemente qua dietro non hai due buchi, e già questo può far insospettire. Però ci sono chiavette molto strane. Poi all'interno della scatola abbiamo, cos'è sto coso qua? Questo sarebbe il trigger magnetico, ma non ho capito. Questo coso qua è tipo il pulsante della bomba. Se io faccio così, dovrà funzionare in qualche modo, non credo sia magico. Non c'è né un manuale delle istruzioni né niente. C'è letteralmente un video tutorial su come si usa, ma siamo seri? Se mi stanno insegnando a usare un'arma. Ok, quello lì appunto è un anello magnetico. Magnetic ring trigger. Ah, nel momento in cui io lo tocco questo. Oddio, la vedete la scintille? Cioè, quindi questo qui nel momento in cui voi lo toccate, date il comando alla chiavetta per partire. Cioè, questo qua era tutto il contenuto della scatola. E io sono scioccato, cioè. Se una persona qualsiasi vi chiede una chiavetta USB e voi gli date questa, non si accorgerebbe di niente. Cioè, è fuori di testa, perché letteralmente voi una svista, per sbaglio mettete una di queste nel computer e potreste non vederlo mai più. Molto utile per eliminare tutta la vostra cronologia in modo permanente. E a sto punto la domanda è: ma come può una chiavetta USB esattamente uguale alle altre letteralmente distruggere un computer? Beh, il funzionamento è una cacata pazzesca. Come funziona? Cioè, le USB killer non sono una cosa nuova. Sì, io la sto portando nel 2022, quando sono uscite tipo nel 2019, ma il funzionamento esiste da millenni. Avete presente tipo quei giochini simpatici che vincevate alle giostre? Voi arrivavate dai vostri amici e gli dicevate: clicca, clicca, che bello. Loro cliccavano, gli partiva una scossa che gli faceva venire i capelli dritti. Più o meno siamo lì. Perché appunto le USB normali non si alimentano da sole, ma nel momento in cui vengono messe dentro un computer, queste ricevono energia dal computer e di conseguenza si accendono, quindi prendono energia. Di norma non ne dovrebbero dare energia. Le USB killer invece dei dati ti mandano una bella scarica di corrente, che più o meno è lo stesso principio di: se vi arriva un fulmine in testa, non credo stiate molto bene. E per questo motivo la USB killer al suo interno ha dei condensatori che si caricano nel momento in cui questa viene collegata al vostro computer, e nel momento in cui questi sono completamente carichi rilasciano una bella scarica di corrente all'interno del computer, e di conseguenza la scheda madre, non potendo gestire tutta questa corrente, si frigge. Il computer non dovrebbe più accendersi. L'unico modo per resuscitarlo sarebbe cambiare la scheda madre. Preferirei un calcio in culo piuttosto che resuscitare sto coso. Ma la cosa peggiore è che se va male male e il computer è tipo questo, oltre alla scheda madre frigge anche altri componenti. Ma l'unica opzione è che nella scheda madre ci siano dei limitatori alle porte USB, in maniera tale che quando viene ricevuta questa corrente ad alto voltaggio, questa venga bloccata e di conseguenza la scheda madre non subisce danni. Sì, siamo capiti. Ma adesso è giunta l'ora. Siamo pronti a porre l'ultimo saluto a questo computer. Ma prima di farlo, se ancora non siete iscritti a questo canale, fatelo adesso, perché solo così potete non perdervi nessun altro video di questo tipo. Qua abbiamo la USB killer, qua abbiamo un computer di 20 anni fa, che non è una grandissima perdita, per carità, però è comunque un computer. Cioè, questo qua è letteralmente un computer con Windows XP. Cioè, non è che mi faccia piacere rompere un pezzo di tecnologia, ma quest'oggi questo computer che ho pagato 30 euro si sacrificherà solamente per me. Signori, quindi questa è la USB killer. Questo computer qua non ha nessun tipo di protezione, quindi morirà sicuro. Raga, mi sta venendo ansia da solo. 2, 1, ragazzi. Perché non è successo niente, non si è neanche sentito lo zap. Presumo sia perché c'è questo. Probabilmente perché funzioni devo andare ad attivarla con l'anello. Cazzo, è un superpotere. Detoniamo la bomba. 3, 2, 1. Oh, oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Ragazzi, è spento tutto. Ci ha messo un po', non è stato istantaneo, ma il computer si è spento. Oh, ragazzi, fatemi vedere. Veramente non si accende più. Se io provo adesso, non accende. Raga, non si accende più.
Oh mio Dio, ho ucciso il computer con una sola chiavetta USB. Ma funziona veramente sta roba? Il computer non si accende più. È morto il computer. L'alimentatore è collegato, ma se io vado a cliccare, questo non si accende. È bastato toccare l'anello perché la chiavetta ha dato una scarica elettrica potentissima dentro al computer. E questo è morto. Io voglio sapere che cosa ne pensate, perché sono letteralmente sconvolto. È assurdo che una chiavetta così possa letteralmente distruggere pezzi di tecnologia da centinaia e migliaia di euro. Ma soprattutto, signori, per non perdervi nessun nuovo video come questo, iscrivetevi al canale cliccando qui. E per scoprire invece come sono le webcam del negozio dei cinesi, cliccate qua. E detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro. E noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi!